ha scelto fin dall'eternità e ti ha voluto portare in seno alla Santissima Trinità. E allora questa donna che nome ha? L'abbiamo sentito nel Vangelo. All'anagrafe umana la donna si chiama Miriam, Maria, però all'anagrafe del cielo del paradiso Maria si chiama piena di grazia. Ecco, miei cari, ti saluto, o piena di grazia, questo è il vero nome di Maria. Per cui Maria piena di grazia è la donna realizzata. E quindi c'è tutto. E che cosa vuol dire essere realizzati? Essere realizzati vuol dire avere rapporti con gli altri. E prima anche noi, se vogliamo essere delle persone realizzate, dobbiamo avere i rapporti con Dio, rapporti con noi stessi e rapporti con il prossimo. Ecco l'uomo realizzato. Per cui Maria è realizzata, pensate, il rapporto con Dio, quindi l'esperienza attraverso l'ascolto della parola di Dio che Maria ha fatto. Poi realizzata in se stessa, poi realizzata con gli altri. Noi vediamo che Maria, dopo di aver detto sì all'angelo, va a trovare la cugina Elisabetta. E quindi, ecco miei cari, qui nella casa di Zaccaria, Maria saluta e al saluto la cugina Elisabetta capisce: donde a me che venga la madre del mio Signore, beata te che hai creduto, benedetta tu fra le donne. Ecco miei cari, la fede di Maria, miei cari, in casa di Elisabetta viene animata dalla carità, questa carità che diventa servizio. Io lascio alla vostra fantasia, miei cari, pensare ai gesti di servizio, di carità, di amore che Maria ha svolto in quei 3 mesi nella casa di Elisabetta. Però, ecco, ci viene incontro in questa circostanza il Santo Padre Benedetto XVI, ci offre lui tutta una carrellata di esempi della carità di Maria. A conclusione, ecco, Papa Benedetto XVI, a conclusione della sua enciclica Dio e Amore, e quindi corona tutti i suoi insegnamenti presentandoci Maria, donna di servizio, donna di carità, donna di amore. Lui stesso, quindi il Papa, invita i vescovi, i sacerdoti, persone consacrate, fedeli e laici a fissare lo sguardo su Maria, sulla sua vita vissuta come esempio di donna, di fede, di speranza e di carità. E prende proprio esempio di Maria, proprio questo suo servizio nella casa di a servizio della cugina Elisabetta. E la chiave allora di lettura di questa carità di Maria nella casa di Elisabetta, ecco, la chiave di lettura che ci fa capire il cuore di Maria, dice il Papa, è la preghiera del Magnificat. L'anima mia rende grande il Signore. E in questa preghiera, dice il Santo Padre, c'è tutto il programma di vita di Maria. Dal primo istante della sua esistenza, Maria vive la volontà di Dio e Maria attende tutto da Dio, dalla sua bocca, per fare la volontà del Signore. E proprio, miei cari, dice il Papa, nell'ascolto della parola di Dio, Maria ha trovato il suo posto nel piano di Dio della salvezza. Maria, dice il Papa, è entrata, ecco, nella famiglia della Santissima Trinità per collaborare, ecco, per essere una donna di carità al piano della salvezza in aiuto al Cristo. E il Santo Padre allora scende al pratico dicendo quella che è stata la carità di Maria e accenna alcuni gesti di Maria di carità, ecco, riferendosi proprio ai Vangeli della infanzia di Gesù.
E dice Papa, proprio le fasce in cui Maria avvolse Gesù nella notte di Natale parlano del suo amore. Il fatto di deporre Gesù nella mangiatoia è un gesto eucaristico che prende e prelude al gesto di Gesù che offre il suo corpo e il suo sangue, corpo spezzato, sangue versato. E anche, dice il Papa, la fuga in Egitto ci parla di amore messo alla prova dall'odio di Erode. E poi alla presentazione di Gesù al Tempio, ecco, Maria esprime il suo amore nell'offerta al Padre di Gesù del bambino per ricevere che cosa? Offre il figlio al Padre e riceve una spada annunciata da Simeone come risposta alla sua offerta di amore che la fa entrare quindi nei misteri di Cristo e della sua passione. Il Santo Padre ancora scorge in Maria una grande capacità di amore nella vita pubblica di Gesù, in quanto che Maria nella sua umiltà accetta di essere messa da parte, rimane nella sua casa a pregare, a vivere proprio in unione al Figlio, perché sa che il Figlio è andato a realizzare il progetto di Dio, a creare quindi e istituire il nuovo regno. Ma l'ora di Maria, dice ancora il Santo Padre, arriverà al momento della croce, quando i discepoli fuggono. E la croce è l'ora suprema dell'amore, l'amore del Padre che non risparmia il Figlio, l'amore del Figlio Gesù, obbediente al Padre che realizza con la sua morte il progetto di Dio, l'amore dello Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo? Dilata il seno della Vergine Santissima e la rende capace, ecco, di accogliere il testamento di Gesù lì sulla croce: donna, ecco il tuo figlio, ecco i miei cari. Proprio sulla croce Maria diventa la nostra madre. Ecco, lì sulla croce noi vediamo due ferite, due lacerazioni: la lacerazione del Cristo e la lacerazione del cuore di Maria. È lì che nasce la nuova creatura, è lì che nasciamo noi, miei cari, figli di Maria. Miei cari, ringraziamo il Signore, ecco, e vogliamo accogliere proprio come Maria la parola di Dio, e impariamo da lei a dire sì al Signore che ci chiama a realizzare quella che è la nostra vocazione di cristiani, cristiani chiamati alla santità e alla salvezza. Sacrificio per voi.
cena allo stesso modo. Prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Preghiamo. Conferma, o Padre, ciò che hai operato nei nostri cuori per mezzo dei santi misteri, e donaci di riconoscere nella fede il Figlio di Maria, vero Dio e vero uomo, per sperimentare nella gioia senza fine la potenza della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Amen.